Daniele Congi, uno dei protagonisti della salvezza del Sant'Uffredo. Daniele, oggi avete fatto festa con la Bonese, possiamo dire? Assolutamente, era una partita che contava solamente per appunto festeggiare la nostra salvezza, la nostra promozione, così è stata l'occasione per vedere chi aveva giocato meno e per festeggiare appunto. Ecco, un campionato ovviamente con tante battaglie come quella di oggi, insomma, su campi difficili. Qual è stata la partita nella quale avete capito che il Sant'Uffredo poteva poi raggiungere l'obiettivo? Ma credo che la partita più importante sia stata la vittoria contro il Meana Sardo, arrivata con parecchie difficoltà, soprattutto a livello di formazione, e ci ha permesso di capire appunto che ce la potevamo giocare con tutto. Da lì abbiamo capito che si poteva ottenere una salvezza tranquilla. Che cosa significa giocare in seconda categoria per una squadra di quartiere quale Sant'Uffredo? Beh, io direi cosa significa rimanere in seconda categoria, visto che la squadra è partita con l'obiettivo primario appunto di mantenere la categoria, e credo che raggiungerla con una giornata di anticipo sia un vanto e ci permette appunto di costruire la stagione successiva con più tranquillità. Ecco Daniele, mister Pasquale Pini è un mister, possiamo dire, vecchio stampo. Quali sono i suoi metodi di lavoro? Ma Pasquale è più che altro uno di noi, è uno che ti mette sempre in condizione di rendere al meglio, è uno molto aperto al dialogo, e questo ci permette appunto di preparare le partite in assoluta tranquillità. Aperto al dialogo, dialoga molto in campo, anche dove vi sgrida spesso, anche quando fate certe cappellate, soprattutto perché non buttate la palla neanche in aria. Esatto. Questo è l'unico, lui e Zeman ormai sono gli unici che lo possono fare. Quest'anno, anzi, oggi è stata la prima partita in cui praticamente ha acceso la prima sigaretta dopo la mezz'ora del primo tempo. Ma la sigaretta elettronica non la conosce allora? Come? La sigaretta elettronica non la conosce? Assolutamente no. È l'antica anche in quello. Anche perché lavorando dove lavora. Esatto, non se lo può permettere. Invece Daniele, come hai vissuto tu la rivalità con la Ignos, questo derby seconda categoria tra scuole di Nuoresi che non si vedeva da tempo? Ma a prescindere dal fatto che è più che altro una rivalità, diciamo, creata, anche perché se loro per dire, anche oggi avevano l'opportunità di coltivare appunto questo sogno di salire, penso che per ognuno di noi sia più che altro un vantaggio avere una squadra comunque sia di categoria superiore. Quindi speriamo, non so i risultati, speriamo che ce la facciano. E che, chi è il giocatore più forte del Sant'Uffredo dopo Giuliano Sanna? Beh, io. No, a parte te. A parte me. Anche dei giovani, puoi fare qualche nome? Assolutamente Cancello. Andrea Cancello però. Perché Simone è un pericolo, diciamo. Simone diciamo che più che altro un figlioccio dell'allenatore. Quindi questa è tutta la ragione per la quale gioco, l'abbiamo capito. Invece delle squadre che avete trovato, quale che ti è piaciuta di più? Allora, i compagni mi hanno parlato molto bene dei ragazzi della Baunese, anche perché all'andata non c'era per squalifica. Tra le altre mi ha impressionato parecchio Sugo Logone di Olien. L'unica squadra, se non sbaglio, che è venuta qui e ci ha proprio messo in difficoltà. Messo molto in difficoltà. Per chiudere, visto che ti stanno massacrando alle spalle, salvezza dedicata a chi? Ma assolutamente alla dirigenza, per gli sforzi che ha fatto l'anno scorso e quest'anno, e che farà l'anno 21. Assolutamente. Benissimo, Daniele, ti ringraziamo, complimenti a te, al Sant'Uffredo per la salvezza. Grazie! Qui c'è il capitano! Ciao, al pallano prossimo.